Audizione in commissione di vigilanza dei manager della ASL di Teramo e Pescara con i rispettivi sindaci di Atri e Penne interessati dalla chiusura del punto nascita. Presidente Febbo, una situazione che sta creando non pochi problemi alla comunità, alle due comunità. Sì, perché credo che poi tra l'altro questo sia il primo passo per andare ad una veramente quella che noi consideriamo una macelleria sociale che verrà fatta con l'attuazione stranamente di questa regione che è l'unica che vuole applicare al 100% il decreto Lorenzin senza nessuna deroga e senza tener conto di quelli che sono stati i risultati di 6 anni di sacrifici chiesti agli abruzzesi e quindi aver portato i conti in ordine, perché dopo i punti nascita chiuderanno anche i pronto soccorso e quindi chiuderà l'ospedale, saranno ospedali di lungo degenza. Solo per gli anziani, solo per alcuni tipi di prestazioni, quindi si andrà a favorire ricoveri passivi, quindi verso altre regioni, per esempio le Marche, nel caso specifico della ALS di Teramo, dove non viene applicato il decreto Lorenzin, magari tra Chieti e Pescara si andrà a favorire le cliniche private.